insomma. Quanto siete soddisfatti di questa vittoria? Very happy. I mean, the only thing we had to do today was win. I mean, Kiev gave us a tough time, especially first half. They worked hard, physically they worked hard. They're a solid team, so we had some difficulties today. Second half was much better from our side. I think we created a lot of chances to score even more goals. Just a matter of being patient, especially when you come 1-0 behind. Don't get panicked, and I think the second half. Siamo molto, molto contenti di una partita complicata, dovevamo assolutamente vincere, ci siamo riusciti, è stato un primo tempo difficile contro una squadra tosta, una squadra molto solida come sapevamo, che ci ha creato diverse difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la situazione, creato tantissime occasioni per segnare anche più gol. Niente, in questi casi si tratta di essere pazienti, di non andare nel panico quando si passa in fronte. Ti trovi meglio a 3 o a 4 in difesa? Oh, for me it doesn't matter. I mean, we have to make sure we can play both to surprise the opponent, you know, or switch within the game. So for me it doesn't matter. I know the Mister likes to sometimes play with four, sometimes play with three. So got last couple of weeks he played with three, and I think as a player you need to make sure you can play both. So you have more options. Thank you. Ma per me non conta, è importante poter passare da un modulo all'altro anche per sorprendere l'avversario di partita in partita, a volte a partita in corso. Il mister qualche volta ci sceglie di giocare a 3, qualche volta a 4, nelle ultime settimane stiamo giocando a 3, ma credo che un giocatore debba potersi adattare a entrambi i sistemi di gioco. Come stai adesso? I pantaloni sotto le spalle? Yeah, now I've been training for a couple of weeks now, so it's all behind me. I've worked hard the last couple of weeks to be fit, and I'm happy I could play the 90 minutes in Europa League and now in the Serie A. I'm looking forward to the second half of the season after the break. Adesso sono già alcune settimane che mi alleno con una regolarità, sono abbastanza bene fisicamente, contento di aver potuto giocare 90 minuti sia in Europa League che questa sera in Serie A. Niente, non vedo l'ora di affrontare la seconda parte. Grazie.